Qua non succede niente. Concentrati. E se passa un bacchettone, ci scambia per froci e ci accoppa per vendicarsi di suo padre? Jack Lucas, trovato morto accanto a un cadavere denudato. Erano morti entrambi, ma il compagno era nudo. Che odio quando usano la parola compagno, è così insinuante. Magari può far aumentare le vendite della mia biografia. Il pubblico sbava sugli omicidi di gente celebre, soprattutto se è nuda. Che bastardi. Jack, scusami se mi prendo la libertà, ma tu non sembri per niente un cuor contento. La conosci la storia del re pescatore? No. Comincia col re da ragazzo, che doveva passare la notte nella foresta per dimostrare il suo coraggio e diventare re. E mentre passa la notte da solo, è visitato da una visione sacra. Nel fuoco del bivacco gli appare il Santo Graal, simbolo della grazia divina. E una voce dice al ragazzo: tu custodirai il Graal, onde possa guarire i cuori degli uomini. Ma il ragazzo, accecato dalla visione di una vita piena di potere, di gloria, di bellezza, in uno stato di completo stupore, si sentì per un attimo non un ragazzo, ma onnipotente, come Dio. Allungò la mano per prendere il Graal e il Graal svanì, lasciandogli la mano tremendamente ustionata dal fuoco. E mentre il ragazzo cresceva, la ferita si approfondiva, finché un giorno la vita per lui non ebbe più scopo. Non aveva più fede in nessuno, neanche in se stesso. Non poteva amare, né sentirsi amato. Era ammalato di troppa esperienza e cominciò a morire. Un giorno, un giullare entrò al castello e trovò il re da solo. Ed essendo un semplice di spirito, egli non vide il re. Vide soltanto un uomo solo e sofferente. E chiese al re: che ti addolora, amico? E il re gli rispose: ho sete e vorrei un po' d'acqua per rinfrescarmi la gola. Allora il giullare prese una tazza che era accanto al letto, la riempì d'acqua e la porse al re. Ed il re, cominciando a bere, si rese conto che la piaga si era rimarginata. Si guardò le mani e vide che c'era il Santo Graal, quello che aveva cercato per tutta la vita. Si volse al giullare e chiese stupito: come hai potuto tu trovare ciò che i miei valorosi cavalieri mai hanno trovato? E il giullare rispose: io non lo so. Sapevo solo che avevi sete. Non trovi che sia una bella storia? Devo averla sentita ad una conferenza una volta, sì. Non mi ricordo, forse era un professore, sì, all'Antrec. Perry. Oh. Ehi, scusami! Aspetta, senti, scusa, aspetta un minuto, scusami. Ti prego, aspetta, aspetta. No, guarda, io non mi sento molto bene. Lo credo. Ci siamo conosciuti, amati e lasciati, ed è successo tutto nel giro di 30 secondi. E non ho avuto neanche il primo bacio, che poi è la parte migliore. Senti, è stata una bellissima cosa anche per me. Altrettanto da parte mia, ma secondo me sarebbe ora che tu stessi zitta adesso. Io... sta zitta. Ti prego. Oh, sì. Io non voglio venire a casa tua. Non ne ho mai avuto intenzione. Oh, lo sapevo, non mi desideri. Oh no, io ti desidero. Il mio desiderio è così grande che sembra la Florida. Ma non voglio la cosa di una notte. Io ho una confessione da farti. Sei sposato? No. Sei divorziato? No. Hai una malattia? No, ti prego, basta. Io mi sono innamorato di te. E non solo da questa sera. Io ti conosco da un sacco di tempo. Io so che esci dal lavoro tutti i giorni a mezzogiorno ed entri in agitazione per uscire dalla porta girevole, ma poi ti spingono dentro e 3 secondi dopo tu scappi fuori. E poi io ti seguo quando vai a pranzo e so che per te è una buona giornata se compri un romanzetto rosa da quel giornalaio.
E so cosa ordini, e so che ogni mercoledì vai dal parrucchiere e che ti compri uno di quegli spaccagengive prima di andare al lavoro. E so che odi il tuo lavoro e che non hai molti amici e che a volte ti senti un po' scombinata e non ti senti euforica come tutti gli altri, perché ti senti sola e emarginata dal mondo e io ti amo. Io ti amo. E secondo me tu sei la più bella invenzione dopo i profiterol. E credo che mi verranno le convulsioni se ora potessi avere quel primo bacio. E non sarò mai, e poi mai distaccato. E tornerò da te domattina e ti telefonerò se me lo permetterai. Ma continuo a non bere caffè. Tu sei vero. Proprio vero. Ho sbagliato porta. Puoi telefonarmi. Non mi ha dato il suo numero. Che sei venuto a fare? A ritirare il resto della tua roba? Non c'è più niente, Jack, è andato bruciato. È stato un caso. Jack, non lo fare questo. Qualsiasi cosa vuoi fare, non la fare, ok? Non puoi presentarti con quella faccia tosta e stare lì come una statua e farmi fare tutto da me. Che cavolo sei venuto a fare? Io ti amo e... Cosa? Scusa, non ho afferrato. Me lo vuoi sottoporre di nuovo? Io credo che... Mi sono reso conto che... Che io ti amo. Tu mi ami, eh? Brutto figlio di puttana!